Il più bel regalo che un territorio possa farsi è raccontare se stesso, poiché ogni viaggio è un'esperienza, un'emozione, un'avventura e i paesaggi del Montefeltro, dipinti dai maestri del Rinascimento, sono uno spazio unico e indimenticabile. Così il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, presentando il convegno organizzato dall'ente con Aspin 2000, che il prossimo 15 dicembre porterà a Pesaro studiosi, manager, docenti universitari, giornalisti ed esperti internazionali del settore. Alla sua prima uscita ufficiale nel capoluogo, dopo la nascita della Camera di Commercio Unica Regionale, il Presidente ha illustrato le linee guida e gli obiettivi, tra questi il turismo esperienziale. Qualcosa di bello che noi abbiamo, il bello e il ben fatto noi lo dobbiamo saper vendere molto bene. Un progetto che possa unire tutti i percorsi che noi vogliamo unire, culturali, dell'olio, del vino, museali, ecclesiastici, tutti quei percorsi che vanno a valorizzare la nostra regione, una regione eccezionale, laboriosa, di storia, di cultura, rinascimentale. Urbino è la capitale di quello che noi vogliamo portare avanti. I patrimoni delle Marche legati alla cultura, all'arte, alla natura e all'agroalimentare anche per Amerigo Varotti costituiscono una fonte di attrazione turistica e il convegno intitolato Il volto del paesaggio, ritratti del Montefeltro sarà un'opportunità di studio e di confronto. L'evento si svolgerà dalle ore 9:30 all'auditorium di Palazzo Montani Antaldi. Quel paesaggio è ancora integro così come Leonardo e Piero della Francesca l'hanno visto e dipinto. E quindi questo dal punto di vista turistico, nel momento in cui c'è un maggior apprezzamento per la sostenibilità ambientale, per l'esperienza, per l'emozione di una vacanza, è un fatto vincente. Ora, il convegno internazionale dà valore ad una scoperta scientifico-culturale, ma per noi deve essere l'inizio di un percorso che coinvolga tutte le istituzioni, in primis la Regione Marche, per una maggiore attività di promozione e di valorizzazione di questo territorio proprio nell'anno in cui, 2019, sono i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, mentre ci approssimiamo ai 500 anni di Raffaello, che è il 2020.